Per un invito di matrimonio, intorno al testo dobbiamo sistemare una cornice composta da segmenti dorati e dei rami di edera. Purtroppo le immagini JPEG non gestiscono la trasparenza. Quindi dobbiamo fare questa operazione a monte, aprendo l'immagine con Photoshop. Per prima cosa, doppio clic sul livello e poi su OK. Poi con la bacchetta magica clicchiamo sul fondo bianco, assicurandoci che non sia selezionata l'opzione contigui. Trattandosi di un livello non di sfondo, è sufficiente cancellare la selezione e poi salvare in un formato che supporti la trasparenza. I più adatti sono PNG e PSD. Torniamo su Freehand e stavolta importiamo il file appena creato. Notiamo come adesso sia sparito lo sfondo, rendendo l'immagine più realistica. Sistemiamo le scritte nella cornice e portiamole in primo piano. Se l'immagine non fosse trasparente, controllare lo stato di questa casella.